Chissà se c'è qualcuno in questo momento, sicuramente sabato sera, magari siete a fare altro, giustamente, piuttosto che, preferisco per voi, piuttosto che stare qui ad ascoltare Francesco, insomma, però se vi capita, voi sapete come funziona, no? Per me funziona che a un certo punto arriva un desiderio fortissimo, un input, track, qualcosa deve uscire. E uso appositamente quel deve perché è una necessità proprio. E allora sta succedendo anche stasera. Volevo parlarvi del perché rimaniamo in un piccolo mondo. Era Fogazzaro che parlava di piccolo mondo antico, ecco, in confini angusti, anche quando ci sembra di andare chissà dove. Ci sembrano gli esseri umani con il web, ma in realtà rimaniamo chiusi in quattro pareti, chiusi spiritualmente in quattro pareti. E mi è sempre più chiaro perché in questi giorni mi sta capitando di percepire quasi in maniera empatica il dolore degli altri e la paura. Forse perché la sto sperimentando, lo sperimentava su di me, la sto sperimentando quando aveva la paura. E mi sono chiesto come mai. E ho capito che è perché qualcosa nel mio sistema energetico sta facendo saltare delle viti, dei tappi, e sta sempre più il carapace è stretto. Avete presente, no? L'aragosta o il mollusco che c'è dentro, il carapace, dal granchio all'aragosta. Poi a un certo punto loro sono costretti, quando crescono, a liberarsene. Ecco, esattamente una cosa del genere anche per me. In realtà questo è un meccanismo che vale per tutti. Adesso io esco in giardino, voi non lo vedete, c'è la festa dell'oratorio qui accanto, ma speriamo che non ci disturbi. Vado a farmi il giro dietro. E stavo dicendo che, ecco, è esattamente questo, ed è doloroso. Un po' come il bruco quando diventa farfalla con la crisalide, no? Allora, il motivo per cui le persone rimangono strette nelle loro quattro pareti, che poi sono pareti che noi possiamo chiamare comfort zone, guardate che la parola comfort, nel senso di conforto, significa anche altro, anche una valenza di luce. All'ottava più alta. Allora il motivo è esattamente questo, che più ti espandi, più tutto si incasina. Più nel momento in cui ti devi riallineare alla spira successiva, comunque al livello del gioco successivo, immaginate come se fosse una sorta di gioco con multilevel, no? Più nascono i casini. Quelli che noi, che la nostra mente considera dei casini. E quindi più ti espandi, più ti apri, più alla tua mente sembra che il carico da sopportare sia più grande. Io li chiamerei problemi da abbondanza. È chiaro che se io sto, se tutto il mio mondo è una piccola cella, pensate alle quelle che noi chiamiamo le beghine, no? Le tipiche signore da paesino, della provincia italiana, ma di qualsiasi parte del mondo, immagino. E tutto il loro mondo è lì, cioè il balcone, i vicini che passano, i figli che crescono, i nipoti che crescono a loro volta, che arrivano, che tengono sulle braccia, tra le braccia, eccetera. Tutto un mondo piccolissimo. Io lo vedo, vivo nella provincia italiana, più una provincia bergamasca, lo vedo, no? Tutto il mondo è lì. Quindi i problemi sono 7, 8, ma provate ad allargarvi, proviamo ad allargarci realmente, a sentire di più, ad aprire la percezione di più. E quello che succede è che quello che arriva è che le cose non sono più 7, 8, sono 70, 700, 7000. E la domanda che la mente si fa è: ma a me, chi mo fa? Perché devo fare questa cosa?
Ed ecco che nasce il motivo per il quale rimaniamo nello status quo, rimaniamo nella zona di comfort, che non è più la zona di comforto nel senso di ricarica, come una volta era. La parola comfort è una parola meravigliosa, ma è la zona di comforto nel senso di quattro mura, rimango lì tappato. Ecco, questa considerazione che ve la lancio proprio nella sera barra notte di questo 15 settembre, e guardate che la cosa è molto molto potente, molto forte questa cosa, perché più aumenta l'energia che dobbiamo reggere, più la nostra mente pensa alle responsabilità che si deve prendere e più si deve gestire, deve imparare a gestire questa cosa. Un conto è quando io ho due amici, tre amici, quattro amici, un conto è quando ne ho 4.000, 3.000. Vabbè, qualcuno di voi dirà, vabbè, ma non sono veri, sono i veri amici sono 3, 4. Certo, ma provate a moltiplicare per 100 all'ennesima potenza le amicizie, le conoscenze, gli interessi. Per fare questo, il nostro sistema deve essere pronto, che il nostro sistema energetico, la nostra mente non lo concepisce, ok? È più facile pensare che tutto sia intorno, in un perimetro di un metro quadro, ok? E guardate che questo accade anche nelle coppie, per esempio, laddove non si accetta la sfida per paura, perché è chiaro che è molto più difficile. Allora, se noi frequentiamo tre persone, quattro amici, tre amiche, beh, possibilità per esempio che ci innamoriamo di qualcun altro, la possibilità che la coppia funzioni, tra virgolette, funzioni, punto di domanda, è molto più ristretta che non se ne frequentiamo 400, 4.000. Io dicevo una volta, dico spesso questa cosa in realtà, un tempo, pensate in una provincia sperduta in un feudo, passavano due stranieri, una volta ogni 1.000 anni, il terzo te lo sposavi. Al giorno d'oggi, insomma, stranieri nel senso di le persone sconosciute, quindi i pericoli, per esempio, alla relazione sono immensi. E non solo per il discorso dei social network, che sicuramente ha amplificato il fenomeno, ma perché nell'epoca che è un'epoca anche della quantità, nel bene e nel male, diciamo così, usiamo questo termine, questa distinzione fittizia, finta, i pericoli sono enormi, sono tantissimi. Ma vale la pena? Anzi, ne vale la gioia, come direbbe qualcuno. Perché non possiamo stare chiusi soltanto per paura di nuotare nell'oceano. Non possiamo. Non siamo fatti per questo. Ecco, questo è quello che volevo dirvi. Quindi, siamo consapevoli che il nostro stare chiusi, tappati, e non solo fisicamente o materialmente, ma anche energeticamente, spiritualmente, esotericamente parlando, è soltanto un timore enorme, ma decisivo della nostra mente, che sa che perderebbe il controllo e che sa che dovrebbe metterci energia. Energia e responsabilità. Ma non c'è niente di più bello dell'abbondanza. Io questa cosa la sto verificando in questo momento della mia vita, dove comunque ho il mio bel da fare col mio carapace, col mio guscio. Ma certo che è più difficile quando conosci 500 persone meravigliose, 500 donne meravigliose, stare nella centratura. L'abbondanza è l'unico linguaggio che c'è. È l'unica cosa che esiste nell'universo. L'universo è abbondante. L'universo spreca addirittura talmente, è schifosamente abbondante, ridondantemente abbondante. Non credo che esista ridondantemente, ma mi piace. E quindi l'universo non sta lì io lo vedo con i miei alberi, con le mie ciliegie, con i miei fichi. Quanti ne finiscono per terra, quanti che sembrano sprecati. Ma l'universo quando produce bellezza, mica sta lì a dire, però, aspetta,
Adesso faccio 57 fichi perché se poi se ne faccio due in più cadono e quindi vanno sprecati. Ma l'universo si esplode. Esplode. Ecco, questo è esattamente il senso. Non possiamo fare a meno di esplodere. E ok, buon weekend a tutti.